ha seguito la super sfida di Champions League tra Manchester City e Borussia Dortmund, avrà apprezzato le grandi parate dell'inglese Joe Hart, che hanno tenuto in partita i Citizens fino al gol del pareggio di Mario Balotelli. Chi invece ha seguito questo avvio di Serie A avrà perso il conto degli errori, pardon, orrori, di molti estremi difensori. Da Sami Ruikani, che ha sulla coscienza più di un gol subito fin qui dal Palermo, ai più quotati Romero e Abbiati, principali indiziati delle ultime sconfitte contro Chievo e Inter. Ma prima di loro era toccato anche al romanista Stekelenburg, disastroso contro Sampdoria e Bologna, al catanese Andújar, improvvisatosi assistman dell'Atalantino Maxi Morales, e al Bologna Sagliardi contro il Milan, solo per citare le papere più eclatanti. Non un inizio di stagione spumeggiante per i portieri della squadra italiana, fino a pochi anni fa universalmente riconosciuta come una delle migliori al mondo. Tra campi spesso non all'altezza e palloni sempre più nuovi, leggeri e dalle traiettorie imprevedibili, l'errore è sempre dietro l'angolo. Lo sa bene Sami Ruikani, che probabilmente sperava in un inizio diverso della sua seconda avventura a Palermo. Finora il portiere kosovaro naturalizzato albanese non ha certo brillato, ma su di lui dirigenza e staff tecnico rosanero ripongono estrema fiducia. Una fiducia che però, come sempre quasi nel mondo del calcio, non può che essere a tempo. A Ruikani il compito di dimostrare di poter essere uno dei punti fermi dello scacchiere di Gasperini, mentre Benussi già scalpita e spera di soffiargli il posto a titolare, come avvenuto 12 mesi fa con il greco Tsorvas. Quello del portiere è un ruolo fondamentale non solo tra i pali, ma anche nella comunicazione con il resto del reparto arretrato. A Ruikani il Palermo non chiede certo di segnare in rovesciata, come è capitato qualche settimana fa al suo collega danese Jakob Kohler, ma maggiore autorità e sicurezza nelle uscite e nelle parate. La sensazione è che nelle prossime settimane un errore, pardon, orrore, potrebbe costare carissimo a Ruikani, non solo a livello psicologico ma anche nelle gerarchie di Gasperini. Magari più di un tifoso rosanero farebbe comodo avere tra i pali il portiere robot, bizzarra invenzione di discutibile utilità, ma forse il bello del calcio è che viene giocato da uomini fallibili piuttosto che da macchine super affidabili.